E quando è che hai scoperto che Babbo Natale non esiste? Perfettamente disegnata in testa l'immagine di mio nonno che sistema i regali sotto l'albero. Penso sia stato quello il momento. È stata una cosa abbastanza normale, nulla che mi abbia scandalizzato. Probabilmente in quel momento mi interessava più scartare i pacchi e trovare la felicità. Ma che cos'è la felicità? Vabbè, se non lo sai vuol dire che non l'hai mai trovata. Penso che sia quando sorridi, anche se non vuoi sorridere. Come si trova la felicità? Devi aspettare, ma soprattutto non devi aspettartelo. La vita l'ho sempre disegnata a forma di triangolo. I due angoli in basso sono amore e morte. L'angolo in alto, la punta di diamante, è la superficialità. Quello che vede in noi la gente, o quello che gli altri vogliono vedere in noi. Oppure quello che noi tendiamo a mostrare, ma solo per non sentirci diversi dagli altri. Stamattina ho fatto una cazzata. Una cazzatina, nulla di irreparabile. Anzi, addirittura ininfluente e per niente ostacolo al mio obiettivo. In fondo ho fatto cose peggiori nella vita. O non ho fatto cose di cui mi sono pentito di non aver fatto. Eppure da che ero felice. Ora sto vivendo il pomeriggio più triste da quando ricordo. Faccio un pranzo di tutto rispetto, ma poi non riesco a fare il mio riposo. Da qui inizia il dramma. Dopo 3 ore in cui tento di raggiungere Morfeo e calarmi tra le sue braccia, mi secco. E decido di uscire con un solo obiettivo. Risollevare il mio morale. Non riesco a sorridere, ci provo, ma mi è impossibile. Mentre sono seduto sulla panchina di un parco, penso alle cose che potrebbero aiutarmi e giungo alla conclusione peggiore. È un qualcosa che non si può trovare così da un momento all'altro, forse è l'unica cosa. Insomma, l'unico atto che riuscirebbe a regalarmi giustamente l'arco rivolto all'insù in faccia sarebbe avere un rapporto sessuale con una ragazza. Qualsiasi, conosciuta, sconosciuta, bella, meno bella. Sì, insomma, rossa, occhi verdi, bocca carnosa, grandi seni e molto simile al prototipo di esemplare femminile più splendido della Terra. E seguendo la legge del karma ero convinto che trovandomi in quella situazione precaria, almeno una fortuna nella vita la potessi avere. Per esempio che la rossa apparisse davanti a me dal nulla, che mi chiedesse delle indicazioni, per poi pregarmi di accompagnarla e che poi si inginocchiasse davanti a me, supplicandomi di portarla a casa mia. Così, senza senso. Eppure, prima di giungere a questa conclusione, ne avevo pensate di cose che mi potessero rendere felice. Che ne so? Andare a casa a guardare un film, mangiare, chiedere degli amici di uscire, giocare alla PlayStation, ricevere un regalo, ma niente. Le visualizzavo nella mia testa e mi vedevo ancora con il muso. In quel periodo mi sono impegnato clamorosamente per un obiettivo personale, che sembrava perso, e incredibilmente lo stavo raggiungendo, mancavano pochi passi. Perché ero così giù? Sono una persona per bene, con mille sensi di colpa per ogni cosa. Faccio la raccolta differenziata e disdegno chi lascia i cartoni della pizza sulle panchine del parco. In più ho reflusso gastrico, denti sensibili. In determinate condizioni mi è impossibile mangiare. Meritavo qualcosa di più. Eppure giravo e giravo, ma la rossa non si palesava. Vedevo solo tredicenni coi baffi e coppie che si baciano. Mi piace pensare che sto passando le pene dell'inferno perché poi ci sarà una grande gioia. Tu lo sai qual è la malattia più brutta che c'è sta? È la pensione. Ma non bisogna mai dire stare in pensione. Perché noi siamo tutti dipendenti dello Stato a tempo determinato. Tanto, prima o poi. Incredibile come quelle furono le ultime parole dette da mio nonno. Non ho nemmeno capito cosa volesse dire. L'unica cosa che so è questa.
Quando un tuo caro cessa di vivere, vai fuori, cammini, cerchi di realizzare che di quella persona non vedrai più il volto né più sentirai la voce. Appena presa la notizia, metto calzini, pantaloni, scarpe, maglia e varco la soglia della porta di casa. Ambulo spensierato per la città, cercando di capire come cambierà la mia vita. Cosa farò ora? Capisco quanto quella persona fosse importante per me. Mi interrogo se fosse proprio il suo momento di andarsene e lasciarmi solo in questo mondo ormai completamente privo di relazione e vero affetto. Faccio dei bei respiri, calco il terreno e le strade che quella persona non sovrasterà mai più, né con me, né con altri, né da sola. Sento al telefono i miei cari. Loro piangono. Io non ci riesco. Piagnucolo. Pensando a ciò che facevo insieme all'ormai defunto e mi rassegno al fatto che non ripeterò quelle azioni mai più. Chissà cosa farò al posto di quelle cose d'ora in avanti. Pregherò la nuova stellina in cielo che mi protegga da lassù. Esercizio totalmente inutile per molti. Forse anche per me. Ma sei sempre in tempo per avvicinarsi disperatamente a Dio. Il mio cuore è fermo. Sento un forte nodo alla gola istantaneo che mi farà compagnia per giorni, ogni qualvolta penserò alla tragedia. Le gambe mi tremano e faccio fatica a camminare. Ancora non realizzo quello che è, quello che sarà. Quando accadrà, starò peggio. Forse. In questi istanti mi sento solo. Definitivamente solo e perso, anche se so di avere ancora tantissime persone vicino a me. Ma gli affetti che ho sono talmente grandi che quando se ne perde anche soltanto uno, si sente un vuoto immenso. Arriva il giorno del rito funebre. Rassicuro il defunto che è stata una bella cerimonia. Tutti composti, tutte belle persone, non si deve preoccupare. Sta procedendo tutto per il meglio. Aveva molta paura di morire. Ora da lassù ce l'avrà per noi. Sono passati diversi giorni e ancora non riesco a riguardare i vecchi ricordi di quella che per me era una persona molto importante. Sono sul punto di decidermi, ma dentro di me dico no, ancora no. Forse tra un po' di tempo ce la farò e mi aiuterà. Mi farà ricordare per sempre le particolarità del suo volto, il tono della sua voce, la luce del suo sorriso. Dopo un mese ancora non mi sono reso conto che non lo rivedrò mai e mai più. Mi pento di non averlo abbracciato abbastanza, di non averlo guardato abbastanza. Penso che sia partito per un viaggio e che lo accoglierò al suo ritorno. Forse è meglio così. L'illusione non è mai una brutta cosa, in fondo. Tiene vive le speranze, anche se inutilmente. In sostanza, quando un tuo caro muore, è come se morissi tu. Scrivo da quassù, mentre la mia anima sale e va verso l'Onnipotente. Mi sono sempre chiesto come fosse morire. Adesso, con le mie testimonianze, smetterete di chiedervelo voi e tutto avrà una risposta. La vita dopo la morte, per ora, è un lasciare il proprio corpo all'inferno e accompagnare la propria anima dolcemente in paradiso. Spero davvero che esista. Non ho mai creduto alla reincarnazione, anche se l'ho sempre reputata la teoria più plausibile. Ma chi vorrebbe tornare in un posto in cui è stato male? La mia anima sa bene che fare. Le sue ultime parole da vivo ancora non le ho comprese, ma i suoi primi pensieri da morto sono chiarissimi. Sapatare, c'è.
ricevuto palla da Freuler, prova ad affidarla a Boga. Tarda il sostegno esterno di Atebur, Boga si convince ad andare, ma Krunic lo ferma immediatamente. Teo Hernandez prova a dare nuovi impulsi offensivi al Milan, si è aperta una strada in mezzo al campo, Koopmeiners si è ammonito, non può intervenire. Teo Hernandez, cost to cost, Teo Hernandez sul mancino, Teo Hernandez! Ho passato le pene dell'inferno, ho pure visitato il paradiso, ma forse la mia grande gioia è finalmente arrivata. Mi piace quando mi guardi, quando sorridi, quando non sorridi. A dire il vero, quando non sorridi mi chiedo perché tu non lo faccia. Non hai nessun motivo. E comunque anche quando non sorridi mi piaci. Mi piaci anche quando fai qualcosa che non mi piace. Mi fai soffrire, ma mi piaci lo stesso. Nella vita mi piacerebbe fare tutto, ma solo se tu fossi sempre nei miei pensieri. Non so che dirti. Ti meriteresti di più. Ma questo è quello che ho. Un foglio e una penna. E io spero che, per fortuna, questi due elementi valgano ancora tanto. L'importante non è il luogo, l'evento, il tempo atmosferico. L'importante sei tu. Tu mi dici che non vieni bene nelle foto. Io ti dico che anche un filo dei capelli davanti al tuo volto mi disturba. Voglio vederti tutta, ogni singolo centimetro. Tu mi dici che quando pensi a Roma pensi a me. Io ti dico che quando penso a qualcosa penso a te. L'ultimo viaggio che ho fatto, così è qualcosa di me. Non ci sono veramente parole per dire quanto ti amo, o forse ci sono, ma sono solo nella nostra testa. Sono parole diverse dal mio vocabolario, più speciale. E sappi che il cuore è un organo timido, parla poco. Interviene solo quando è totalmente sicuro. Tu mi dici che sono matto a essere venuto dall'altra parte del mondo solo per te. Io ti dico che sarei venuto anche per vederti soltanto un minuto, tempo di guardarti, abbracciarti, baciarti, riguardarti, e sarebbe stato importante per me. Tu mi dici di non guardarti perché ti metto in soggezione. Io ti dico che in questa stanza, anzi in questo universo, non c'è nient'altro più bello di te. Tu arrivi al punto di mettermi la tua mano davanti ai miei occhi perché ti vergogni se ti guardo. Io ti prego di toglierla. Non voglio perdere nemmeno un secondo guardandoti. Tu mi dici che vorresti ringraziare i miei genitori per avermi creato. Io ti dico che dovrei ringraziare Dio, gli angeli e le stelle per averti creata. Io ti dico che mi piace il tuo neo sulla guancia destra. Tu mi dici che vorresti toglierlo. Io ti dico che se la prossima volta che ci vediamo non è lì, potrei ammazzare qualcuno. Io ti dico di non dimenticarti mai che ti amo. Tu mi dici che non ti puoi dimenticare di tua mamma, di tuo papà, dei tuoi fratelli, ma che non ti dimenticherai mai che ti amo. Tu mi dici che diventerò grande, che sono destinato a brillare, ma non sarò mai come te. Tu stai brillando in questo momento, brillerai dopo e brillerai domani. Brillerai sempre. Guardarti era come notare per la prima volta la linea sottile tra il cielo e il Colosseo. Guardarti mi convinceva di aver davanti a me la ragazza più bella del mondo. Sei un po' come questa città. Non ho visto tutte le città del mondo, ma la sensazione è che Roma sia la più bella. Guardarti era come capire finalmente da dove proveniva un bel suono. Guardarti mi emozionava. Mi faceva dimenticare i problemi della vita, mi rendeva leggero ogni istante, guardarti mi faceva venire voglia di mollare tutto. Non guardarti ora mi uccide. Mi fa venire voglia di mollare la presa una volta per tutte, afferrami! Se vuoi. Ma vuoi, lo so che vuoi. Mio nonno era esattamente così, il primo dei menefreghisti.
il che è decisamente un pregio. Io sono come lui, l'unica e vera propria caratteristica che ci accomunava. Sono talmente legato alla gente intorno a me che metto come ultima cosa tutto il resto. A me piace così, ma restare deluso è un'ammazzata senza fine. Ma perché sono come mio nonno? Era più comodo essere una persona comune, superficiale, egoista, che sia contenta di stare bene con cose che non hanno valore emotivo. Essere come mio nonno è meraviglioso, ma rischia di essere un'enorme fregatura. Ma ripeto, a me piace così, e mi sento anche molto fortunato.